Buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra, nel nostro auditorium. Eh, è un, un grande onore per noi oggi eh, avere con noi il Presidente della Corte Costituzionale, il Professor Paolo Grossi, quarta carica dello Stato, ma soprattutto persona che io ho avuto eh, veramente la fortuna di ascoltare lui non lo sapeva che ero nell'audience, ma di ascoltare e sono quei momenti eh, che ti, ti fanno meditare, no? ti dà, dà quegli spunti di conoscenza e di approfondimento eh, che riesci a portarti a casa e sui quali poi mediti, che ti fanno veramente eh, cambiare anche alcune alcuni atteggiamenti e soprattutto ti fanno riflettere. Ed è un po' in quest'ottica che credo l'Ateneo ha voluto offrire a tutti, studenti, dottorandi soprattutto, visto che siamo nell'ambito della scuola di dottorato, colleghi sia del personale che, che docenti e ricercatori. Eh, la possibilità di avere questo momento di, eh, di studio, di approfondimento, di conoscenza, eh, grazie al grande personaggio che è il professor Gross, il presidente. Eh, è un'iniziativa che quindi entra benissimo anche nel nostro ventennale, perché eh, non è che possiamo fare questa e chiedere. Uh, tutti i giorni a questi personaggi di essere qui fra noi. Uh, e quindi è, è assolutamente particolare e affronta un tema che non è né delle scienze né della medicina né della parte umanistica né della parte sociologica, è un tema trasversale che deve interessarci tutti. La storia del diritto io la conosco ben poco perché sono un medico e i medici hanno eh, un grande amore per l'arte e l'umanesimo in senso generale, ma non hanno molto tempo per studiare altre cose che non riguardino, ahimè, il corpo umano. Ma in questi anni, grazie anche all'aiuto della professoressa Carlate e dei tanti giuristi che ho avuto veramente tanto modo di apprezzare in questi anni, in questi quattro anni di rettorato, ho imparato tantissimo e ho imparato soprattutto che la conoscenza di questi temi è così attuale ed è così importante. Per tutte le nostre attività, che è un peccato ignorarla. E allora ecco che sono veramente fiera e onorata di presentare questa, questa di introdurvi a questa lezione. Eh, non dirò molto di più se non già che ci sono, complimentarmi, visto che si parla in modo particolare della giurisprudenza con il Dipartimento di Giurisprudenza che ha vinto il progetto d'eccellenza, quindi sono veramente felice per voi, per tutti noi, così come per tutti gli altri Dipartimenti, anche quelli che non hanno vinto naturalmente. Quindi grazie di essere qui oggi e penso che avremo una giornata molto particolare. Bene, grazie Cristina. Io appunto sono Giovanna Iannantuoni, la presidente della scuola di dottorato. La scuola di dottorato Bicocca è come il nostro ateneo generalista, quindi eh, ci sono 18 dottorati in tutte le discipline e qui vedo tanti coordinatori e studenti sia di discipline appunto scientifiche, che umanistiche, che economiche, che mediche. Ehm, e eh, Per noi è veramente un grandissimo onore avere ovviamente iniziare una serie di lectures che appunto eh, pensiamo ehm, rivolti a tutto alla scuola di dottorato con il professor Gross, iniziamo veramente in maniera eccellente. Eh, giusto dei dati molto brevi per anche eh, descriverle quella che è la nostra scuola di dottorato, la scuola di dottorato Bicocca ha più di 500 studenti. Uh, quasi 650 colleghi fanno parte dei vari collegi docenti, quindi un corpo docente uh, come dire, molto, molto ampio, e quest'anno dei quasi 200 immatricolati, uh, più del 60 uh, non è, uh, proviene da atenei non bicocca italiani e addirittura il 35 da atenei stranieri, quindi una scuola internazionale, sia nel senso di studenti incardinati che di colleghi che hanno Uh, sia um, molte attività all'estero che proprio colleghi stranieri che fanno parte dei collegi uh, docenti. Um, diciamo che la scuola di dottorato favorisce molto i percorsi trasversali. Uh, attraverso sia una didattica trasversale uh, sia proprio una ricerca trasversale. Quindi cerchiamo di favorire uh, proprio lo scambio di idee, lo scambio culturale uh, tra diversi settori che poi è quello che ci arricchisce uh, tutti. Ovviamente anche io voglio dire qualcosa in particolare del dottorato di scienze giuridiche e guardo la mia amica Margherita, la professoressa Ramaioli che è stata coordinatrice fino ad oggi. Ecco, eh, devo dire che eh, la, do, tutti i nostri dottorati sono eccellenti, ma devo ringraziare veramente tantissimo Margherita, ma anche Loredana, perché il lavoro fatto su scienze giuridiche è eh, talmente eccellente che si, ve, che si vede facilmente dai numeri, perché è un dottorato che ha le famose eh, tre I, eh, anche la qualità del collegio è assolutamente eccellente, quindi grazie Margherita, e tra l'altro l'investimento anche sul eh, dottorati interdisciplinari o cosiddetti industriali, ehm, che sembrano lontani no, dal mondo umanistico in particolare, giuridico, eh, Abbiamo dimostrato che non sono affatto lontani e che anzi l'interrelazione, quello che si può dare da un punto di vista di ricerca avanzata eh, e anche di formazione alle imprese, sia pubbliche che private, è eh, assolutamente apprezzabile e dovuto. E infatti ricordo che dei 15 iscritti eh, quest'anno al dottorato di scienze giuridiche, ben 11 provengono o da stati esteri o da altre Ateneo e questo è veramente un risultato che la dice eh, lunga sul lavoro fatto da Margherita, che quindi voglio ringraziare pubblicamente. Lo so che ti metto di imbarazzo, ma lo faccio apposta. <ride> <ride> esatto. um, quindi ringrazio tutti gli studenti, i colleghi, i coordinatori che sono qua e um, davvero sono certa che impareremo tutti qualcosa di, e ci porteremo qualcosa di veramente notevole da, da questa lezione e ringrazio ovviamente ancora il professor Grossi di essere venuto. Eccomi qua. Allora, per chi non mi conosce, io c'è scritto anche qua, sono Loredana Garlati e non dico cosa sono, perché di fronte a Paolo Grossi mi taccio. Io mi sono chiesta quale poteva essere il mio compito oggi, forse introdurre Paolo Grossi, ma mi sono detta che sarebbe stata una follia, perché non si può introdurre Paolo Grossi, non bastano non bastano pochi minuti non basterebbe una giornata per raccontare Paolo Grossi la sua vita parla per lui i suoi scritti parlano di lui e per lui basterebbe dire che nel suo ultimo libro della cui copertina vedete che ha lo stesso titolo dell'incontro di oggi sono state necessarie 80 pagine per fare l'elenco dei suoi scritti che sono circa 360 se non ho controllato male eh, e eh, siccome io non amo, chi mi conosce lo sa, le mediane, i valori quantitativi, devo dire che sono 360 scritti che hanno cambiato davvero, ciascuno di loro, la storia del diritto. E siccome quindi io non, eh, non avevo modo di parlare di Paolo Grossi, scelgo una strada diversa, cioè di fare due brevissime considerazioni ma fatte, e qui confido non nel maestro e non Presidente della Corte, ma nell'amico Paolo Grossi e nella sua benevolenza, di farlo con le sue parole, di fronte alle quali le mie ovviamente sarebbero impallidite. La prima considerazione riguarda il magistero scientifico di Paolo Grossi, perché diciamolo, Paolo Grossi è uno storico del diritto, è un maestro raro, prezioso. Chi ha saputo insegnare al mondo perché diciamo che il magistero di Paolo Grossi va oltre i confini nazionali, la bellezza di questa disciplina? Consentitemi un riferimento autobiografico perché, quando penso ai miei studenti di giurisprudenza, che al primo anno vedono come insegnamento obbligatorio storia del diritto medievale moderno, eh, credo che abbiano un sussulto. Ecco, Paolo Grossi ha insegnato che la storia del diritto non è reperto d'antiquariato o di archeologia, ha soffiato via la polvere del tempo. E dire che io sono una storica del diritto è un confronto impietoso per me e direi offensivo per Paolo Grossi, ma eh, da storica del diritto io ho imparato questo da Paolo Grossi. Dice nel suo libro Il passato ai miei occhi non è un modello da proporre al presente ha ah, questo sì una ricchezza che conviene porre in posizione dialettica col presente e che consente di non idealizzare e assolutizzare quest'ultimo collocandolo perciò stesso fuori dalla storia quasi che fosse una realtà metatemporale, un traguardo definitivo valevole per sempre soltanto così lo storico del diritto adempie al mestier suo che è paradossalmente quello di restituire all'uomo del presente il presente, in tutta la sua vivacità e puntualità. Ecco, in poche parole, io credo che questa sia un'eredità scientifica importante che noi dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, perché comprendano che non esiste solo il qui e ora, ma il perché del qui e ora. E la seconda e ultima considerazione riguarda eh, la stagione attuale di Paolo Grossi, quella cioè di Presidente, della Corte Costituzionale. Perché direi che nel suo ruolo di Presidente della Corte eh, le due anime, dello storico del diritto e di chi della Corte della Carta Costituzionale deve dare attuazione, si fondono perfettamente. Eh, lo dico, ma insomma banalmente mi scuserete, che quest'anno c'è un compleanno importante, la nostra Carta compie 70 anni. E devo dire che Paolo Grossi la definisce spesso nei suoi scritti un atto di ragione, ma essa non è soltanto il fondamento del nostro ordinamento giuridico, è la base della nostra vita democratica. E allora la Carta parla a ciascuno di noi, cittadini e cittadine. Si rivolge, dice Paolo Grossi, al popolo, ma questo popolo, sempre parole sue, non è colto nella sua improbabile happiness ma nella sua esistenza quotidiana la religione, il lavoro, la salute, la scuola, la cultura, l'ambiente, l'economia sono situazioni in cui protagonista non è un'entità astratta, ma lo sono genitori e figli, maestri e studenti, proprietari e nullatenenti, imprenditori e lavoratori, sani e malati. E allora la salute, la religione, l'economia non riguardano solo alcuni di noi, ci riguardano tutti. Ed ecco allora che io credo che per questo Iniziare le lezioni della scuola di dottorato con Paolo Grossi ci permette anche un po' di abbattere gli artificiosi steccati disciplinari. La Costituzione, e permettetemi di dire il diritto, e qui mi rifaccio a un libricino, i libricini Cavanna diceva sono quelli che contano di più, eh, di Paolo Grossi di alcuni anni fa che io ancora ogni tanto faccio leggere ai miei studenti le prime armi, prima lezione di diritto. La Costituzione e il diritto non è roba da giuristi, non è solo roba da giuristi, ma è qualcosa che ci riguarda nel quotidiano. E infatti, lo storico Paolo Grossi, il presidente della Corte Costituzionale, ci ricorda che i padri costituenti si interrogarono affinché negli articoli della nascente Carta non vi fossero sublimi geometrie astratte, né la somma delle voglie dei vari partiti politici, ma il volto del popolo italiano e affinché il cittadino non vi trovasse i sermoni filosofici politici delle vecchie carte giusnaturalistiche parlanti di una felicità irraggiungibile di un'uguaglianza vuota e ridente ma più semplicemente un fondamentale breviario giuridico come breviario di vita e allora ecco che quei diritti e quei doveri che sono tratteggiati nella delicata ma robusta architettura della carta costituzionale si fondano sulle radici della nostra storia Nascono dal desiderio di libertà la Carta nasceva dopo un ventennio di dittatura fascista ma, prima di quel fascismo, davvero la libertà non era ancora un valore che il popolo italiano aveva davvero conosciuto e Direi che parla agli uomini e alle donne di oggi, ai ragazzi e alle ragazze di oggi, perché capiscano che democrazia, libertà, uguaglianza non sono conquiste che abbiamo fatto 70 anni fa una volta per sempre, ma sono valori che dobbiamo difendere, preservare e coltivare. E se come sempre Paolo Grossi ci ricorda, il testo del '48 non è munito del privilegio della immutabilità, è altrettanto innegabile che mantenga la sua carica di vitalità. Forse anche noi, come confessa Paolo nella prefazione del libro... Siamo stati o siamo lettori distratti e disorganici della Costituzione, anche se ce ne siamo riempiti un po' la bocca no? in occasione del recente referendum, tutti ci eravamo diventati improvvisamente esperti di alcune parti della Costituzione. Però quei suoi 139 articoli ancora conservano la dialettica tra passato e presente. E spero che Paolo Grossi non si offenda se io concludo questa volta non con le sue parole, ma facendo finta di fare la storica del diritto con le parole di un padre costituente, che proprio circa in questi giorni, tanti anni fa, era il 26 gennaio del 1955, la Corte Costituzionale non era ancora nata, parlava proprio a dei giovani, come oggi, per spiegare, da padre della Costituente, come era nata quella Costituzione, che cosa conteneva. Il padre costituente era Piero Calamandrei e forse alle nostre orecchie le sue parole sembrano grondare di una certa retorica ma da storici del diritto noi dobbiamo contestualizzarli nel momento in cui diciamo così quelle parole erano state pronunciate e ai ragazzi diceva la nostra costituzione è in parte una realtà ma soltanto in parte è una realtà perché in parte è ancora un programma un ideale una speranza un impegno di lavoro da compiere è la carta del della libertà, la carta in cui ciascuno di noi deve trovare la propria dignità di uomo. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. La libertà e la giustizia non è roba da giuristi, la libertà e la giustizia riguarda ciascuno di noi. E scusandomi per la povertà finalmente cedo con grande onore ringraziandolo davvero per questo atto di amicizia a Paolo Grossi. Grazie. Subito il mio uditorio, Magnifica Rettrice, Gentili Presidentessa delle Scuole di Dottorato e Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Cari colleghi, Cari dottorandi, Cari studenti, se ci sono anche loro, penso. Sono lusingato ma anche un po preoccupato di fronte a questo uditorio così vario, che rappresenta tutta la cultura di una intera università. Qual è l'Università Bocconi? Bicocca. No, però è, è B Bocconi e B bi Bicocca. Perché preoccupato? Preoccupato proprio perché temo che io mi lasci prendere da quello che è il linguaggio così esoterico dei giuristi e che non riesca in una elementare operazione di comunicazione. Quindi farò tutti gli sforzi proprio per. per demolire in me quella specificità che il giurista ha troppo connaturato. Ovviamente l'invito mi onora parecchio proprio perché l'Università Bicocca è una università giovane ma che ha già conquistato dei traguardi considerevoli. Sul piano dell'eccellenza, mi dicevano sia la professoressa Garlati, sia la rettrice. Veramente, qui siamo di fronte a un nucleo di ricerca e di didattica di primissima qualità. È per questo che non ho avuto esitazioni nell'accettare un invito in questi che sono i miei due ultimi mesi di permanenza in Corte e che sono quindi un po' affannati, un po' gremiti per tanti oneri che si vengono a sovrapporsi. Però sono qui e lietissimo di essere qui. È stato singolare il modo come è nato non l'invito, ma l'oggetto della lezione. L'invenzione del diritto è il titolo del mio ultimo libro. Nel tentativo di individuare quale potesse essere l'oggetto della lezione, Loredana Garlati butto là. Benissimo, prendiamo questo titolo, sia questo di cui tu ci parli. In fondo l'invenzione del diritto è... Un titolo abbastanza sibillino, abbastanza misterioso, che vuol dire quella invenzione che poi è in corsivo nella, nella, nella copertina del volume di La Terza. E, direi, con grande perspicacia, Loredana ha aggiunto, ha voluto aggiungere, con il pieno consenso, alle radici di una civiltà storica. E credo che sia proprio illustrato bene qual è il contenuto e lo scopo del libro. Questo libro, sia pure scritto da uno storico del diritto, vuole essere una lettura del tempo attuale con un osservatorio preziosissimo, che è l'osservatorio tipico dello storico, che mette in posizione dialettica passato e presente. Nel caso nostro, modernità, quella modernità che rappresenta l'ieri e la postmodernità che rappresenta... Un immediato ieri ma anche un oggi e forse anche un domani. Oggi io sono convinto che dal punto di vista giuridico noi viviamo in un tempo postmoderno. Vediamo tra poco di poterne dare i tratti essenziali. Alle spalle c'è la modernità giuridica. La quale trova la sua consolidazione in quei grandi anni di fine Settecento, con la Rivoluzione francese. La modernità che è alle nostre spalle era una età di certezze. Un grande filosofo del diritto, Giuseppe Capograssi, che aveva frequentato intorno agli anni dieci del novecento l'elezione di un grande giurista, Vittorio Emanuele Orlando, rievocando quegli anni, anni in cui stava finendo la modernità giuridica, esce in questa frase «Tutto era allora così semplice». È vero. Dal punto di vista giuridico allora, dalla Rivoluzione francese in poi, lo Stato è l'unico soggetto chiamato a produrre diritto. Per cui l'unica fonte di diritto è la legge, ossia la manifestazione di volontà del titolare del potere supremo. La legge non è l'unica fonte, ma è la fonte che condiziona tutte le altre. Le fonti del diritto sono scandite in una gerarchizzazione piramidale, rigidissima, e soltanto quella fonte che è collocata al gradino supremo è capace di... Condizionare, dare un volto a tutte le altre. È quella che noi storici del diritto chiamiamo l'età dei codici, una età che si esprime con questa volontà da parte del potere politico di dar vita a dei codici, cioè a dei sistemi unitari tendenti alla esclusività, il codice civile, il codice di commercio, il codice processuale civile, penale, il codice penale. Codici pensati come un insieme enorme di articoli quasi 3000 il nostro codice civile vigente che dettagliatamente si pongono tutti i possibili casi, le possibili questioni. Un insieme di disposizioni che si pensano possono essere senza lacune, senza dei vuoti e se ci saranno dei vuoti pochi, rari, questi vuoti potranno essere colmati dai principi che circolano all'interno dei codici Qui il diritto è pensato e voluto in alto e con una tale presunzione da pensarlo e voluto quasi per sempre. Il codice è un testo cartaceo scritto, c'è una immobilizzazione che è proiettata in un futuro addirittura infinito, almeno senza un termine finito. Al di sotto di questo diritto che viene dai palazzi alti del potere, la società civile è una piattaforma amorfa, chiamata soltanto all'obbedienza. è immersa in una assoluta passività. Qualcuno potrebbe dire "Ma questo insieme di immagini ci porta ad una certa negatività". Ma in fondo questa modernità è la modernità in cui prende vigore il costituzionalismo e per costituzionalismo intendiamo quel grande movimento di pensiero ma anche di azione politica che tende a dare al cittadino, a ogni cittadino, qualche difesa rispetto al potere politico spesso allora assoluto, tirannico. È vero, il costituzionalismo nasce nel tardo seicento inglese. E ha delle grandi manifestazioni alla fine del Settecento negli Stati nordamericani, in Francia nel Sessennio Rivoluzionario, in tante carte, Costituzioni, Dichiarazioni, e poi in tutta l'Europa continentale. Però con quali caratteri mi preme di contrassegnare questo costituzionalismo? È il tempo che noi storici diciamo è il tempo delle carte dei diritti, cioè dire delle carte in cui riscontriamo delle nobilissime proposizioni di indole filosofico-politica, però contrassegnate da una grande astrattezza. Perché? Perché quel cittadino a cui si riferiscono non è un, un uomo in carne e ossa, è un modello di uomo, è quell'uomo che ha vissuto all'origine dei tempi in uno stato di natura, uno stato di natura che non è mai esistito, che è una meta storia e in cui circolano dei modelli artificiosi di uomo. È la grande lezione del giusnaturalismo a cui dobbiamo gratitudine perché ha rotto gli assolutismi della prima età moderna, ma li ha rotti sempre però non deponendo mai il carattere della astrattezza una che veniva de derivata da quello stato di natura che, ripeto, non è mai esistito. Un nostro grande giurista, Santi Romano, quando guarda alle carte dei diritti, lo dico per i non giuristi, un, un grande giurista che è vissuto tra gli ultimi decenni del secolo... XIX e la prima metà, i primi 40 anni del secolo XX. Ecco, guardando ai primi del Novecento, alle carte dei diritti, lui le definisce un po' spregiativamente, sono dei decaloghi, sono dei catechismi, quasi per sottolineare che tutto sommato avevano dei peccati di astrattezza. Nello stesso tempo, ed ecco una antinomia. Questo sapere giuridico astratto si coniugava bene con una visione che nel concreto veniva a legare strettamente diritto e potere politico. Siamo nel colmo della civiltà giuridica borghese. La borghesia ha conquistato il potere finalmente con la rivoluzione francese e intende all'interno di questa sua strategia collocare quel cemento preziosissimo che è il diritto. La civiltà borghese ha bisogno di uno Stato forte che possa proteggere adeguatamente le conquiste della borghesia e il primo codice guarda caso nel 1804, opera di Napoleone I, in questo erede della rivoluzione, è il codice civile, cioè il codice in cui si tratta di quelli che sono i due pilastri giuridici che premono all'ambiente, al proprietario terriero, all'imprenditore, e cioè la proprietà privata individuale e il contratto. La proprietà che trova nel contratto il suo strumento di circolazione. L'una e l'altro devono essere all'insegna della più assoluta libertà. Ma questo liberismo economico ha bisogno di un ordine pubblico statico, forte, quieto. È la tranquillitas ordinis che preme alla civiltà giuridica borghese. Ed ecco questa strana combinazione fra astrattezza del messaggio giuridico e diritto che ha una sua protezione da parte del potere politico che è potere borghese. L'astrattezza è una strategia, è una strategia la quale ha uno scopo ben preciso. E permettetemi qui di citare una frase che menzionavo sempre ai miei studenti fiorentini quando insegnavo loro appunto la storia del diritto. Quando si parla di questa astrattezza giuridica del mondo moderno, a cui il mondo moderno è terribilmente avvinghiato, io citavo un grande scrittore francese, Anatole France, uno scrittore, un romanziere, il quale in un suo romanzo storico, Le Lit Rouge, il Giglio Rosso, a un certo punto esce in questa affermazione. Io non riesco a capire la maestà di queste vostre leggi che proibiscono di rubare il pane al ricco e al povero, di sostare sotto i ponti della Senna al proprietario di un palazzo e al barbone che non ha casa. Questa affermazione di Franz, certamente uno scrittore che avverte la dimensione sociale, avverte i problemi di una questione sociale a fine Ottocento, quando lui scrive. Ecco, Anatole Franz coglie nel segno, la strattezza è in realtà una strategia, anche perché se io proibisco al barbone e al proprietario di dormire sotto i ponti della Senna, io colpisco uno solo, e cioè il barbone. Cioè la giova sempre all'ambiente ed è proprio quello che premeva alla classe borghese che aveva conquistato il potere e che avrebbe voluto mantenerlo. Del resto, se voi pensate a quella uguaglianza che viene sbandierata dappertutto e che è una grande conquista della rivoluzione francese. La egalité che è sempre sugli standard della rivoluzione è uguaglianza giuridica, quella uguaglianza giuridica di cui è traccia nel primo comma nella prima parte noi giuristi li chiamiamo commi dell'articolo 3 della nostra Carta costituzionale del 1948. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, è quello che c'è scritto in ogni tribunale nostro, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ed è una grande conquista, perché rispetto alle iniquità cetuali, ai privilegiamenti di determinati ceti, prima della Rivoluzione francese è un passo innanzi enorme. Però è un primo passo. Ecco, la civiltà giuridica borghese si arresta a questo primo passo. modernità. E quando è che questa modernità che ha dei contorni così netti, lo Stato, l'individuo, l'individuo ambiente, la legge, il codice, tutto è certo, il bene della certezza viene garantito perché la legge deve essere obbedita e per essere obbedita deve essere certa. Quando è che si incrina questo panorama giuridico? Io vi parlo ovviamente soltanto da giurista, è l'unica cosa che so fare. Quando è che cominciano delle venature postmoderne? Ecco, io penso proprio che noi possiamo dargli un momento iniziale ed un evento iniziale. La prima, guerra mondiale. La prima guerra mondiale con le enormi esigenze che si vengono a profilare, esigenze di carattere economico, disordini di carattere sociale viene veramente a rompere il vecchio equilibrio su cui la modernità giuridica si basava. Per esempio, le leggi eccezionali di guerra in quel quadriennio 14-18 sono leggi che vengono a violare anche certe vecchie costruzioni dogmatiche. C'è bisogno di una maggiore produzione economica. Si deve tener conto delle circostanze anche dei non abbienti. Cioè, quello che emerge in questi quattro anni, grande tragedia bellica, milioni di morti, però certamente un fatto è positivo. Gli Stati, gli Stati borghesi, debbono fare i conti ora con i fatti fatti economici e fatti sociali. Non possono più rimanere nel limbo astrattezza, nel limbo dei catechismi, dei decaloghi. Crolla il vecchio elitarismo che era proprio del regime borghese. Italia. 1913 abbiamo per la prima volta un quasi perfetto suffragio universale maschile. Ma facciamo un paragone. 1861, primo anno di vita di un Regno Unitario d'Italia che non è ancora tutta la penisola ma è buona parte di essa. Alle elezioni non possono partecipare se non al di sotto del 2 dell'elettorato maschile, semplicemente perché occorre un certo censo per poter avere questo diritto al voto. Ecco, non ci sono più le iniquità accettuali, ma per sé viene perseguito in modo deciso un elitarismo di carattere economico. Ecco, tutto questo, per esempio, in Italia è proprio dopo gli anni Dieci che noi veniamo a percepirlo, soprattutto con questo evento tragico, forzoso, che è la guerra, le sue esigenze di carattere economico e sociale. Ed ecco i segnali del nuovo. I segnali del nuovo li abbiamo nell'ultimo anno di guerra, 1918. Quel filosofo del diritto che aveva detto, ripensando agli anni dieci, tutto era così semplice, nel 1918 Giuseppe Capograssi scrive un saggio sullo Stato. E come definisce lo Stato? Un povero gigante scoronato. Cioè un gigante a cui è stato tolto la corona dalla testa, che comincia ad essere discusso, il cui mito, il mito statalista dell'Ottocento, viene ad essere scosso e inclinato. In quello stesso anno, quel giurista santi romano che vi ho già ricordato, un cultore del diritto pubblico, scrive un piccolo saggio, piccolo di contenuto, di quantità, ma non di contenuto di pensiero, e lo intitola L'ordinamento giuridico, in cui comincia a rivedere tutte le vecchie concezioni giuridiche. Santi Romano era colui che nel 1909 Chiamato a, al grande onore per un accademico di tenere il discorso inaugurale per l'Ateneo di Pisa, non lo intitola con una delle tante questioni tecniche che avrebbero potuto tranquillamente essere agevolmente capite dall'uditorio, un uditorio paludato, accademico, fatto di toghe, di ermellini, sceglie un tema che lui, giurista ma osservatore del proprio tempo, gli fa segnalare come urgente. E il titolo è questo, lo Stato moderno e la sua crisi. Quindi in un ambiente accademico, in un ambiente paludatissimo, si parla di crisi dello Stato. E la crisi dello Stato dov'è? È colta proprio in questa società civile che la vecchia modernità aveva voluto come piattaforma passiva, amorfa e che ora, viceversa, tra fine Ottocento e primi anni del Novecento, quando Romano scrive, parla e poi scrive. È tutta un germinare di associazioni minute, di sindacati, di partiti, di corporazioni, di associazioni di assistenza, cioè dire quel collettivo che la vecchia società borghese ha respinto ma che ora comincia ad essere affermato come tutela di chi? Dell'ultimo, del non abbiente, del pezzente. E qual è il messaggio che Santi Romano, a mio avviso uno dei più acuti percettori dell'evoluzione del diritto nei primi cinquant'anni del Novecento, qual è il messaggio che in quel libretto tenue di pagine del 1918 ci dà? È il programma giuridico di un tempo postmoderno. Ovvero sia basta con il diritto che viene dall'alto, un diritto fatto di norme, di comandi, di comandi e quindi di sanzioni e quindi anche di coazioni. Certo, il diritto ci appare in quel modo, perché è nel momento della violazione che appare in tutta la sua evidenza, ma non è lì la essenza del diritto il diritto nasce in basso. Il diritto nasce nella società civile, nasce in quella società che prima si è voluto quasi piattaforma del tutto amorfa. Il diritto in fondo per Romano che cos'è? È la stessa società che si autoordina. Il diritto è ordinamento, ve l'ho detto prima. È nel titolo di quel libricino. Ed ecco che Ritorna a galla la fattualità, perché la società è fatta di valori ma anche di fatti, di interessi in conflitto, ed è una vera e propria rivoluzione culturale con cui si inaugura il tempo postmoderno, e affiora sempre più la percezione della storicità del diritto, cioè il diritto appartiene alla storia umana. Non è un assoluto che si possa immobilizzare in un codice e durare per l'eternità. No, il diritto deve seguire quel corpo sociale che è chiamato ad ordinare. Ed è una rivoluzione culturale latente, lenta, silenziosa ma erosiva. Ed è il vero segno del nuovo tempo, quello che io chiamo postmoderno naturalmente continua anche il mito dell'astrattezza. i giuristi vedete parlo anche a un pubblico di non giuristi sono culturalmente dei personaggi pigri siamo proprio intrisi di pigrizia culturale e il tema della e della purezza del diritto è un tema che ci può soddisfare ancora oggi noi siamo adoratori di un signore austriaco che ha insistito sulla Rhein Reichslehre, e questo sia nel diritto civile che nel diritto pubblico. Mi sono segnato qui due esempi. Francesco Santoro Passarelli, un grande professore di diritto civile, scrive un manuale di diritto privato per i suoi allievi studenti nel 1944. Ha diverse edizioni, addirittura nella mi pare quarta edizione del 1954, come intitola quel manuale Dottrine generali del diritto civile. E nel 1945, quello che è stato il mio caro maestro di diritto amministrativo nella Università di Firenze, Giovanni Miele, un giurista che negli anni 30 aveva messo a punto tanti esercizi che io chiamerei grammaticali, di grammatica giuridica, ecco che nel 1945 scrive principi di diritto amministrativo e lui stesso precisa nella prefazione parole sue sono lineamenti di una teoria generale del diritto nelle sue attinenze al diritto amministrativo cioè il diritto dal punto di vista scientifico si deve immedesimare in una teoria generale è ancora il rigurgito di quelle astrattezze di cui si parlava poc'anzi però è proprio con la prima guerra mondiale che si infrange il mito della purezza del diritto civile si infrange il mito della unità del diritto civile il diritto civile era pensato come una sorta di tavola mosaica, no? immobile, una razio scripta, un qualcosa destinato a durare al di là delle, delle evenienze, delle fattualità umane. È proprio in quel momento, dopo gli anni dieci, che nasce in Italia un diritto del lavoro e un diritto agrario. Diritto del lavoro. Come non c'era prima un diritto, certo che c'era, ma era una semplice parte del diritto civile. Il contratto di lavoro non esisteva, esisteva ancora il vecchio schema romano della locazione di opere. La locazione è un contratto, lo dico per i non giuristi, con cui. Un soggetto, il locatore, concede in godimento il suo bene, la cosa immobile, il fondo rustico, il fondo urbano, al conduttore mediante pagamento di una certa prestazione. Ecco, questa è la locazione di cose. Nel mondo romano, ma Mantenendosi intatto fino ai primi del Novecento, il contratto di lavoro era una locazione di opere. Il proprietario dell'unica merce che aveva il lavoratore, cioè il suo lavoro, il lavoro inteso come cosa, come merce, come oggetto di scambio, veniva offerta in godimento al conduttore, all'imprenditore con una visione assolutamente materialistica, meramente civilistica del contratto di lavoro, senza che fosse in luce il lavoratore, la sua dignità, la socialità della dimensione lavoro. Ecco, questa comincia a emergere solo all'incirca intorno agli anni dieci, grazie ad un grande giurista nostro, Carnelutti. Diritto agrario. Il diritto agrario non esisteva, esisteva il diritto civile con i suoi contratti di diritto civile. Nasce quando a un certo punto i fatti economici hanno una così grande rilevanza da imporsi e allora i problemi della coltivazione, i problemi geologici attinenti ai terreni, la diversità dei terreni sono dei fatti che devono essere presi a rilevanti eventi anche a livello di cose giuridiche. Cosa voglio dire? Si comincia a guardare in basso, si comincia a frugare tra i fatti, i fatti economici, sociali, strutturali, a scoprire quelli che hanno una carica interna che trasforma la fattualità in effettività. Questo è quel formicolio, quel fermento che ci permette di individuare un nuovo tempo giuridico. Ma poi c'è un evento formidabile e questo evento è la Costituzione. Quale Costituzione? Ho detto poc'anzi che gli stati nordamericani a fine Settecento, la Rivoluzione Francese, hanno visto tante che si chiamavano anche constitutions o constitutions. Ma è chiaro che qui c'è un salto enorme tra il primo costituzionalismo dell'età borghese e il nuovo costituzionalismo che allinea in un clima ormai autenticamente democratico. Quei caratteri che sono emblematici nella prima grande Costituzione autenticamente democratica, che è la Costituzione di quella Repubblica effimera, che è la Repubblica di Weimar, ma molto significativa per i messaggi che riesce a dare e che saranno esemplati anche sulla nostra Carta del 1948. La Costituzione di Weimar ha un anno, 1919, è l'anno immediato dopo la fine della guerra. La Repubblica federale tedesca si articola in modo assolutamente democratico, avrà quattordici anni di vita però ecco, riesce a costruire questo monumento di sapienza giuridica e politica che è la sua carta costituzionale. Un grande giurista nostro italiano, Costantino Mortati, molto attento a quello che avveniva in Germania, negli anni 40, nel 46 se non erro, si farà traduttore di, traduttore di questa Costituzione proprio per porgerla al costituzionalista italiano, al giurista italiano, perché è un modello da poter in qualche modo adoperare anche ai fini delle novità che la Neorepubblica italiana si vuol dare. E Mortati ci segnala questa è una Costituzione nuova. Perché non si era mai visto nelle vecchie Costituzioni del primo costituzionalismo una messe di eventi, fatti, episodi relativi alla vita umana che trovavano una cittadinanza al suo interno. Nel primo costituzionalismo abbiamo dei programmi, ho detto nobilissimi, ma di carattere filosofico politico, che erano offerti ai detentori del potere, ai legislatori, ai futuri legislatori. Oggi, dal 1919 in poi, si offre al cittadino un breviario intrinsecamente giuridico. Ma quale cittadino? Non l'uomo dello stato di natura metastorico mai esistito, mai storicamente esistito, su cui si era basato il primo costituzionalismo, ma un personaggio carnale, visto nella sua esistenza quotidiana. Ed allora è ovvio che nelle nuove costituzioni quella di Weimar, ma la nostra anche, si parla di tutto ciò che è connesso a questa esistenza. Lo citava poco prima l'amica Loredana si parla di religione, di cultura, di lingua, di scuola, di educazione, di arte, di ricerca scientifica, di lavoro, di economia, di risparmio, di paesaggio, di salute. Il cittadino è visto nella sua quotidianità concreta. E attardiamoci un attimo su questo punto. Quale fu il metodo che i membri dell'Assemblea Costituente, sapientemente organizzata negli anni dal 1946 al 1948, quale fu il metodo che essi seguirono? Io dicevo ai miei studenti fiorentini, erano semplicemente dei lettori, si limitavano a leggere, ma quale libro? Quali libri? No, nessun libro. Volevano leggere alle radici di una società finalmente libera come quella del popolo italiano, libera di esprimersi e individuare alle radici di questa nuova civiltà i valori e su quei valori poter costruire dei principi. Ecco, lettori delle radici della neonata comunità italiana e con due atteggiamenti forti. L'antifascismo dichiarato e nello stesso tempo in linea positiva assumere un pilastro portante, un oggetto che, tale da dover essere lo scopo prevalente della loro azione intellettuale, il primato della persona umana. Un primato della persona umana da rispettarsi perché entità anteriore allo Stato, primato della persona umana che si poneva sul piano logico e storico, un soggetto con tutte le sue libertà, libertà che servivano a consolidare la sua dignità. Quindi si guarda oltre lo Stato. Fermi su un punto essenziale. Il diritto, lo ripeto, deve rispecchiare l'ordine radicale di una società e quella separazione fra Stato e società che aveva contraddistinto la civiltà borghese ora si deve colmare, si deve colmare quel fossato che era frutto di una separazione. Quindi, pluralismo sociale, ma un pluralismo sociale senza nessun escluso. Ogni cittadino è interlocutore del Costituente, è interlocutore dell'Assemblea Costituente, anche l'ultimo, anche l'escluso, anche il pezzente. Ed emerge questo cittadino nella sua fattualità, con il fango dei fatti che lo contraddistinguono. Ed ecco, permettetemi di leggerlo, il secondo comma dell'articolo 3. Il primo comma l'avrebbe potuto segnare qualsiasi rivoluzionario della rivoluzione francese, qualsiasi legislatore degli Stati nordamericani, l'uguaglianza giuridica, vi ho detto primo grande passo da fare. Però non ne è seguito un secondo. Il secondo lo consegue la Costituzione nostra, quando dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ieri c'era stato ieri modernità, c'era stato un riduzionismo moderno, una strategia, un insieme di artifici con prevalere di legalismo e formalismo, con un rigoroso monismo giuridico. Oggi c'è la riscoperta della complessità sociale, costruendo in una fedele coerenza anche una complessità giuridica. Il tempo è tardo e non mi consente di leggere l'articolo 2 della Costituzione, in cui questa complessità sociale e giuridica viene bene disegnata. Quindi siamo di fronte non al monismo giuridico lo Stato unico produttore, la legge unica, pressoché fonte del diritto. Ora si ha pluralismo giuridico. Io, in un mio libricino di due anni fa o tre, scrivevo come titolo Ritorno al diritto, perché è il recupero della storicità e quindi di tutta la versatilità del diritto. La liberazione del diritto dall'ombra esclusiva, monopolizzante e anche soffocante dello Stato. Pluralismo giuridico significa pluralità di ordinamenti giuridici, pluralità di fonti ormai correlate fra sé non da una scansione puramente gerarchica, ma da una rete. Questa pluralità di ordinamenti giuridici fa capo alla Repubblica, entro la quale certamente si colloca il primo e il più rilevante di questi ordinamenti e cioè lo Stato. Tralascio considerazioni che avevo sulle disposizioni preliminari al codice civile il tempo non ce lo permette e veniamo che cosa hanno offerto i padri costituenti con questa carta costituzionale, con questo loro metodo di guardare a fondo nei penetrali della società democratica finalmente libera di esprimersi. Avevano offerto un modello. Un modello per cui diritto è soprattutto ricerca, invenzione, dico io, nel senso dell'invenire latino, cioè un verbo che significa cercare per trovare, significa lettura, trascrizione in una carta. Modello per ogni organismo chiamato a disegnare un diritto nuovo, il legislatore, lo scienziato il giudice, il notaio, anche l'uomo d'affari direi riprendendo una vecchia idea di Ascarelli degli anni quaranta sottrazione del diritto soprattutto del diritto privato dall'ombra condizionante del potere tutti chiamati a questa opera di invenzione e interpretazione, interpretazione come invenzione. E il primo esempio è quello offerto dalla Corte Costituzionale, cioè invenzione nel senso dell'invenire latino, cercare per trovare all'interno di quella realtà viva che è la dimensione costituzionale realtà ben più ampia della Carta e dei suoi 139 articoli, realtà che vive continuamente nelle radici della società e anche si modifica e che va continuamente percepita, individuata e definita, e questo la Corte costituzionale ha fatto nei suoi 60 anni di vita e noi lo vedemmo chiaramente quando Celebrando il sessantesimo anno nel 2016, noi chiamammo in un congresso presso la no il nostro Palazzo della Consulta a Roma una serie di giuristi, cultori delle varie branche giuridiche, che ci venissero a dire «si è fatto qualcosa e si è fatto molto». E apparve, per esempio, che il numero dei diritti fondamentali del cittadino italiano era straordinariamente aumentato da quel 1956, che fu il primo anno di vita della Corte, al, 1900, al 2016. Pluralismo. Potrebbero sorgere dei dubbi. Anarchismo antistatalismo lo Stato non può non avere un grosso ruolo in una società complessa come la nostra, complessa politicamente, socialmente, economicamente, tecnicamente, però non può pretendere il monopolio del diritto. Ci saranno zone riservate allo Stato, quelle legate all'ordine pubblico, la dimensione del penale, per esempio. Sarebbe impensabile di sottrarla alla rigida determinazione dello Stato. Però occorre recuperare questa riscoperta della complessità e anche della fattualità. Anche perché, vedete, questo tempo postmoderno. Non è un tempo di rocce stabili sotto i nostri piedi, è un tempo di, un tempo di sabbie mobili, perché è un tempo di transizione. Da quel 1914-18, prima guerra mondiale, a oggi è tutta una transizione, un movimento e mutamento che ha reso instabile il paesaggio giuridico movimento e mutamento molto spesso rapidissimi, tali da rendere incapaci il legislatore e la legge a ordinarli e reclamando che cosa? Che accanto al legislatore ci siano altre fonti del diritto, altri interpreti, che siano essi i giudici gli scienziati del diritto, avvocati e notai, chiamati a ricercare e, e individuare i principi ordinanti, mediando tra ieri e oggi, tra le norme del passato e i fatti incredibilmente nuovi dell'oggi. Non è tempo di pluralismo questo nostro, almeno a mio avviso, ma di pluralismo, di coralità di apporti di fonti. Il costo da pagare è chiaro, è un tempo di disordine e di incertezza, ma disordine e incertezza sono il frutto di una ritrovata complessità. E il giurista? Per il giurista i tempi sono difficili. Era molto semplice il vecchio giurista dell'età moderna, chiamato soltanto a fare opera di esegesi, cioè di spiegazione passiva di una volontà fissata dal legislatore nella legge e che forniva il limite estremo oltre il quale egli non poteva andare. La pigrizia del giurista era acquietata da questa passività esegetica. Oggi il giurista è un promotore, è un sollecitatore, è coinvolto nella invenzione del diritto. Quindi tempo difficile ma anche fertile, perché non ho mai visto, io storico del diritto, un protagonismo come quello in, di questi tempi, di questi anni in cui il giurista è chiamato veramente a questo ruolo attivo. Il giurista è immerso nella dinamica di un ordinamento che cresce e di cui è il primo interprete. Quindi ai giovani del dottorato di ricerca in scienze giuridiche della Università Bicocca dico. È un tempo difficile. Dovete munirvi di una buona sapienza giuridica, affondate i denti nelle tecniche del diritto che servono sempre nella definizione delle questioni, ma abbiate anche la certezza di essere dei costruttori e questo ripaga una esistenza intellettuale. Questo veramente vi pone fra i troppi protagonisti di questo nostro difficile tempo postmoderno. Grazie. Possiamo chiedere se vogliono farti qualche domanda, puoi Certamente. rispondere se qualcuno... Mi dispiace, di parlato, mi dispiace di aver parlato un po' troppo, riconosco che sono un quarto alle una, scusatemi. E ma è abbastanza. Qualcuno... E... Bene, eccolo là. Ecco. Salve, lei sì. ha detto delle cose molto interessanti. Allora ma scusate, ritorno lì in modo da poter rispondere subito. Salve, lei ha detto delle cose molto interessanti, ma al giorno d'oggi c'è un problema di comunicazione tra il diritto e i giovani. E il diritto? Tra il diritto e i giovani. Nelle scuole, per esempio, nei licei, io ho fatto lo scientifico, non ho mai eh, imparato il diritto. L'ho imparato in, in università, diritto pubblico. E mi rendo conto che per votare, per esempio, è necessario conoscere eh, il diritto e c'è una grave mancanza nella società attuale di conoscenza del diritto. Se il diritto viene dal popolo, il popolo in questo momento storico il diritto non lo conosce. E cosa mi può dire in merito a questa Io rispondo drasticamente. È una vergogna che nell'ordinamento didattico italiano si abbia una dimenticanza totale del diritto. Io lo, lo dicevo, ecco permettetemi c'è un'iniziativa di cui io sono molto soddisfatto e che si sta proprio conducendo in questi giorni, iniziando. I giudici costituzionali in viaggio per l'Italia, cioè al ministro Fedeli io avevo detto firmiamo una convenzione tra Ministero e Corte Costituzionale. L'abbiamo fatto lunedì scorso nell'ambito dell'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma. Convenzione in quale direzione? i giudici costituzionali vadano almeno nei capoluoghi regionali perché purtroppo siamo quindici anzi siamo quattordici perché il Parlamento non ci ha dopo un anno e mezzo da quando l'avvocato Frigo ha lasciato per motivi di salute la Corte non ha mancato di darci il successore di Frigo. Siamo quattordici, quindi è chiaro che possiamo fare qualcosa, ma non possiamo fare molto ma almeno andare nei capoluoghi regionali a spiegare che cos'è la Costituzione e che cos'è soprattutto questo strano Tribunale Supremo che è la Corte Costituzionale. E aggiungevo al Ministro Fedeli, Ministro, l'ordinamento didattico va integrato, perché è giusto che anche nel classico, per esempio, ci sia. Un insegnamento di matematica, un insegnamento di fisica, di chimica, di greco antico, di latino ma perché non c'è un insegnamento di diritto, almeno di diritto costituzionale? Perché la Costituzione è il breviario del cittadino, il breviario giuridico del cittadino, è una salvaguardia del cittadino. Una sua corazza contro gli arbitri del potere, anche se noi siamo in un'autentica democrazia, ma certamente gli arbitri dei detentori del potere possono sempre sopravvenire. Ecco, perché vogliamo far mancare allo studente, al giovane, questa integrazione preziosa, necessaria? Quindi lei sfonda una porta aperta. Proprio è una grossa manchevolezza del nostro sistema didattico. È vero, ci sono degli insegnamenti giuridici negli istituti tecnici, almeno quelli per geometri e per ragionieri, ma lì hanno una, una configurazione meramente tecnica, nel senso di offrire al, al futuro ragioniere e al futuro geometra degli strumenti tecnico giuridici importanti. Ma c'è tutto il problema della Costituzione, cioè del, del, dei nostri diritti e doveri, perché oltretutto non si parla solo di dire al cittadino tu hai tanti doveri, ma gli si dice anche tu hai tanti, scusate, tu hai tanti diritti, ma gli si dice anche tu hai tanti doveri, proprio perché la persona a cui fa capo... La Costituzione a cui l'hanno voluta far capo i Padri Costituenti, è non un individuo insulare, egocentrico, un microcosmo, no, è una creatura relazionale. Pensate in rapporto con l'altro, con gli altri, quindi in un tessuto, in una rete di diritti e doveri che si intrecciano. Quindi, è una lezione sotto tanti profili, anche di carattere di etica sociale, conoscere bene il diritto della Costituzione nostra. Quindi il suo sfogo è lo sfogo mio, lo faccio mio, ma ripeto, io ho avuto dal Ministro Fedeli delle assicurazioni in proposito, che non so se lo potrà, potrà mantenerle, ma mi pareva, ho detto non so se potrà mantenerle, se potrà. Ecco, ma il, il Ministro mi è parso del tutto entusiasta in questa direzione e quindi penso che qualcosa si farà. Per esempio, ecco, si farà una cosa, questo positivamente è già in azione il Ministero, distribuire ad ogni studente, forse anche dalle scuole elementari, ma sicuramente dalle medie inferiori, il testo della Costituzione e chiedere a, a, a un insegnante di almeno dare un disegno sostanziale del messaggio costituzionale. Quindi vediamo, vediamo se qualcosa matura, se affiora finalmente una, una, una riforma didattica. Quella ci vorrebbe. Ci sono altri? Dov'è? Ok, oh, io una domanda proprio io sono un'economista teorica, in particolare mi occupo di, esatto, di, teoria dei giochi, eh, però applicata ai sistemi elettorali eh, e quindi al cittadino come cittadino votante. Quindi mh, tutto quello di cui lei ha parlato oggi, eh, mh, diciamo il mio proprio field di ricerca nasce proprio dal cosiddetto New Constitutional Americano Uh, quindi Buchanan, eccetera, che vede proprio il cittadino uh, esprimere il suo massimo, la sua massima relazione con lo Stato nell'atto del voto, no? nel momento in cui il cittadino diventa elettore, è elettore. Um, e, e quindi davvero le, uh, le, le origini, anche la, la, la comunione, il punto in comune, tra l'economia teorica che sembrerebbe così, essendo un film ormai quasi matematico, e invece il diritto costituzionale, proprio le origini della Costituzione, la scelta della Costituzione, invece sono due, due campi che invece secondo me hanno molto in comune e affondano delle radici comuni. Quindi lo Stato e il cittadino, e il cittadino che esprime attraverso il voto una, il suo massimo, ripeto ancora una volta, il suo massimo, il suo massimo momento di espressione verso lo Stato. E, e quindi io penso che anche noi, economisti, abbiamo molto da imparare da quello che ci hai eh, raccontato oggi. È una integrazione, non è una domanda. No, Bene, no, no. no. Diciamo, ho ascoltato io e penso tutti gli economisti, e ripeto ancora una volta: sono un'economista matematica, quindi sembreremo molto distanti, invece, non lo siamo affatto. Eh, è una convalidazione, affatto. la ringrazio molto. Eh, io il diritto costituzionale da un po' lo intento di insegnare anche nelle scuole superiori, ma la domanda che si, ci si pone... È di fronte al pluralismo giuridico derivante dall'incontro nella società odierna di persone provenienti dalle più varie eh, terre che hanno storie giuridiche molto diverse, come eh, possiamo pensare, diciamo così, la convivenza giuridica, che ovviamente ha come testo fondamentale la nostra Costituzione, oltre che farla conoscere, cioè. La costruzione è sempre viva per ciò che attiene al conflitto, alla regolazione del conflitto che può venire anche dall'incontro di persone provenienti da terre diverse. È questione sempre aperta, sempre conosciuta, ma mi pare anche nell'attualità piuttosto dimenticata. Ma direi io, più che esprimere una mia opinione, Contemplavo una realtà che vedo intorno a me. Primo, il legislatore non è più in grado di ordinare la realtà attuale. Proprio perché? Perché o è lento, o è sordo, o è frazionatissimo nel. Nell'intricata vita parlamentare il legislatore è spesso un assente e allora necessariamente noi abbiamo dei protagonismi che emergono. Oggi si parla di giudizialità del diritto, non c'è dubbio, non c'è dubbio che spetta al giudice soprattutto, anche perché il giudice ha davanti un attore, un convenuto che gli chiedono giustizia e quindi questa giustizia lui non può denegarla, lui deve in qualche modo renderla operativa ed è lui il primo inventore, dico io. Ecco, a livello di quindi qualcuno ha timore di queste sentenze creative. A mio avviso, io alla mia tardissima età, dopo tanti anni di riflessione sul diritto, mi avvedo che non si crea nulla a livello del giuridico. Il diritto potrebbe crearlo solo il tiranno, ma sarebbe il non diritto. Ecco, qui si tratta proprio di ricercare quei valori che la società nutre in se stessa e che riaffiorano nella, nel mutamento e nel movimento in modo continuo. Noi questo lo sperimentiamo continuamente nella Corte Costituzionale. È chiaro che il valore tende a durare, non c'è dubbio, se no non sarebbe un valore, sarebbe, se il valore cedesse all'episodico, all'effimero, allora sarebbe soltanto nominalmente un valore, ma non nella sostanza. È chiaro che il valore tende a durare, ma non è il valore un qualcosa di immobile noi l'abbiamo visto, per esempio, Ecco, io a, a, ai ragazzi del, del tecnico agrario di, di Roma, io facevo un esempio che poteva essere abbastanza vicino a loro. La Costituzione parla all'articolo 9 della tutela del paesaggio. Ecco, questa tutela del paesaggio abbiamo avuto negli anni Ottanta anche un legislatore ordinario Molto provveduto, abbiamo vedo entrata poi la Corte Costituzionale fino a che noi abbiamo finalmente un diritto fondamentale abbastanza nuovo, il diritto fondamentale che ogni cittadino ha alla tutela dell'ambiente. E oggi tutela dell'ambiente significa uno dei mezzi di sopravvivenza della stessa umanità. Oggi non è più apocalittico parlare di, di, di fine del mondo, ecco, la, la, stiamo costruendo pian piano la, la fine del mondo noi stessi con i nostri mezzi, con la nostra sordità, con dei poteri politici eh, che, che, che vanno avanti per la loro strada senza tener conto delle esigenze del cosmo. Ecco questo è un tipico esempio che si può dare, ma ne avrei tantissimi, ne avrei tantissimi proprio di un, una transizione da intendersi in senso positivo, una continua ricerca no? che tenga conto delle modificazioni che nei valori del corpo sociale si sono definiti e consolidati e di cui poi il giudice primo fra tutti il giudice costituzionale, non può ignorare. Quindi io direi, parto da una constatazione che è quello che io vedo, ecco, questa fattualità che è incombente, ma un altro, per esempio, eh, il legislatore stesso, il quale dagli anni novanta in poi quasi con una forma di abdicazione preferisce legiferare per principi. Se lei prende il codice del processo amministrativo che è del 2010, questo lei lo nota con ed è stato rilevato da parecchi amministrativisti. Lo, si offrono soprattutto dei principi, ma offrendo dei principi si rinvia ovviamente a, a chi al giudice, all'interprete anche al dottrinario, ma soprattutto al giudice interprete. Questo è il nostro mondo. Certamente la certezza nel, intesa nel senso vecchio, certezza della norma, non si può più avere anche perché si sta vanificando questa nozione. Il normativismo eh, veramente è più un, un qualcosa che è relativo al nostro passato, che al nostro presente e tanto meno al nostro futuro. Sì, la signora. Grazie della sua conferenza, mi chiamo Stefania Bandini, Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione. Eh, ho apprezzato il riferimento a livelli di astrazione che è importante tenere, soprattutto in ambienti multidisciplinari e qual è il ruolo dell'astrazione nella, eh, nella materia giuridica. Eh, la mia domanda è una domanda che riguarda la velocità. Eh? Rima, riguarda? La velocità la velocità. I diversi orologi che compongono le varie componenti che sono sociali, intellettuali e che vediamo e soprattutto volevo chiedere il suo parere rispetto a quello che sono un ritmo ormai enorme che le tecnologie offrono e offrono al cambiamento e quello che si può vedere come una rincorsa dell'aspetto giuridico verso tutti i problemi che oggi fa nascere la tecnologia. Dunque, è chiaro che il movimento è stato ed è rapidissimo. Lei pensi che io, che sono vecchio, molto vecchio, quando ero giovane si parlava di trapasso gener generazionale, un trapasso di un venticinquennio, ecco, la generazione era interpretata come un lasso di tempo di 25 anni. Ecco, oggi indubbiamente si è avuto una velocità molto più forte. Il problema è la coerenza fra diritto e corpo sociale. Non possiamo permetterci non possiamo permettere a un ragazzino in crescita di dargli una casacca che gli deve servire per i prossimi venti anni, perché a un certo punto quella casacca diventerà troppo stretta. Quindi c'è un problema di coerenza dell'ordine giuridico che riveste il corpo sociale, deve rivestire però con coerenza il corpo sociale. Se non avviene questo, o abbiamo una veste troppo larga o una veste troppo stretta, quindi una coercizione per il corpo sociale. Questo è il grande problema del nostro tempo e arrivare ad un ordine giuridico che sia in qualche modo coerente con questa mutazione rapida a ogni livello che avviene nel corpo sociale, il che non è facile, il che non è semplice, qualche volta non ci arriviamo, ma forse solo il pluralismo giuridico può garantirci una maggiore coerenza, cioè dire parecchie fonti impegnate in questa opera di invenzione e quindi di individuazione di nuove situazioni giuridiche. Per esempio, lo, st stes lo stesso costume cambia enormemente con una rapidità estrema. Il diritto non può che registrare questo e se non lo fa avviene quella scompenso fra società e forme giuridiche che sono un segno di enorme crisi. È la crisi che il nostro giurista Santi Romano constatava nel 1909. Lo Stato non può essere sordo a quello che sta avvenendo. Per esempio, non so se Lei sa, ma la Rivoluzione francese aveva volutamente ridotto tutto a due entità individuali. La macro individualità dello Stato, lo Stato macro individuo e gli individui singoli, cancellando dal, nel 1791 legge Le Chapelier tutte le forme associative, tutte quelle che noi chiameremmo oggi le formazioni sociali. Proprio per creare un potere forte un e una compattezza, ecco, Santi Romano. Fa proprio questo esempio. Quello che si era creduto di cancellare per sempre, di fatto, sta riscopiando dalle fogne, dice Romano. E sono tutte queste entità di formazioni sociali, assistenziali, religiose, corporative, sindacali, partitiche, che ormai è inutile cancellare, occorre prenderne atto, prendendo atto che... Il vecchio Stato è in crisi, dice Santi Romano, dobbiamo costruire un nuovo Stato. No, c'è un ragazzo là. Buongiorno, prego. Facciamo le ultime due. Lei, professore, ci ha parlato della postmodernità come. Ecco, fattualità che irrompe nel discorso in contrasto con l'astrattezza con del, del passato, della modernità giuridica. Ma mh, le chiedo, secondo lei c'è e se esiste come si può reagire il rischio opposto, quello cioè di mettersi al rimorchio della fattualità, quello che il legislatore, lo studioso, gli stessi giudici poi non facciano altro che... Leggere e ratificare una, una um, contemporaneità in continua e rapidissima evoluzione senza quel minimo di ponderazione, ecco, di rielaborazione che il diritto uh, e le categorie del diritto potrebbero offrire? Lei è un giurista? Aspirante tale. Bene, <ride> bene. No, no, <ride> parliamo tra, tra colleghi allora. Dunque, certamente se questo richiamo alla fattualità significasse essere condannati ad un empirismo estremo, questo sarebbe follia. Badi, io non nego al giurista, anzi il compito di creare delle categorie. Noi abbiamo bisogno di categorie ordinanti, non abbiamo bisogno di categorie dogmatiche. Cioè il dogma lasciamolo nel campo della teologia. Il mondo moderno, io non ho parlato di mitologie, ma io ho un librettino, libricino, intitolato Mitologie giuridiche della modernità. Cosa ha fatto la civiltà giuridica borghese? Ha creato dei miti per poter poi creare delle dogmatiche indiscutibili. Però queste dogmatiche poi ci sono dissolte come, come neve al sole. Perché? Perché i fatti, dico noi abbiamo negato un'esistenza al diritto del lavoro come diritto speciale. L'abbiamo cercato di ricondurre nei vecchi schemi della locazione romana. E ai primi del Novecento ancora Ludovico Barassi fa, fa, echeggia eh, Ulpiano Gaio di duemila anni prima, mentre era mutato non dico tutto, ma tanto e si doveva tener conto di questo mutamento. Il diritto agrario, Il diritto agrario nasce perché c'è bisogno di tutelare le cose nella loro essenza primigenia, agronomica, geologica, proprio per, perché c'è bisogno di un maggior prodotto agrario. Ed ecco, ecco un diritto che si basa però sulla fattualità. Però guai se questi fatti noi li lasciamo senza una categorizzazione e sarebbe la fine, quindi la scienza giuridica ma direi anche per esempio vedo il notaio e il giudice ormai grazie alle loro tecniche giuridiche riescono in qualche modo a creare delle categorie, per esempio il notaio lo ha fatto per quanto riguardava il primo momento in cui il trust, no? questo strano istituto del common law, eh, cominciava ad essere introdotto nella nostra civiltà. Guai se non si categorizza, cioè dire guai se non gli si dà una certa fissità, ma non al punto tale da creare un qualcosa che astragga dalla realtà, perché bene o male il diritto è storia vivente. Quindi certo è molto più difficile, è molto più facile fare un codice eterno. Fisso delle regole che io reputo possano essere eterne. Molto più difficile dare spazio ai fatti, categorizzare i fatti, sapendo però che io non ho fatto un'opera per l'eternità, ma forse per una decina di anni, che dovrò rivederla. Cioè C'è un equilibrio tra fattualità e categorizzazione che non è facile ma a cui dobbiamo arrivare e a mio avviso ci stiamo arrivando. Ancora? L ultima. L ultima. Bene, l'ultima. <ride> Eh, le volevo chiedere a proposito proprio del pericolo di passare dal ritorno all'esperienza straordinaria del diritto, come tecnica anche di libertà rispetto al disputismo di un diritto calato dall'alto, in empirismo: se non sia necessario anche accogliere quelle regole di metodo proprie di quell'esperienza giuridica che non ha mai applicato a questa tradizione eh, fattuale, cioè all'esperienza anglosassone. Eh, penso non soltanto alle regole eh, giurisprudenziali, quindi la eh, le complesse tecniche del precedente o la dissenting opinion eh, e, e via dicendo, ma penso anche a regole metodologiche inerenti alla didattica. Nel nostro non ho capito l'ultima frase. Regole metodologiche inerenti alla didattica del diritto, l'insegnamento del diritto. Noi siamo abituati per il dogma delle, mh, dei compartimenti puri del diritto come scienza ognuna indipendente, appunto a eh, pensare al diritto privato come isolato, o diritto amministrativo, o diritto tributario fino a molte branche settoriali separate le une dalle altre, mentre appunto nell'altra tradizione, quella anglosassone, le varie branche non solo eh, si influenzano tra di loro e non sono poi così separate, ma si influenzano anche rispetto ad altre aree del sapere, l'economia, la sociologia, la filosofia. Esistono le scienze sociali, non esiste il diritto eh, alla concorrenza come materia d'esame o appunto il diritto civile. Mi chiedo se appunto per evitare che... Eh, l'esaltazione dell'esperienza viva del diritto diventi empirismo non dobbiamo anche iniziare ad accogliere queste regole di metodo. Sono totalmente d'accordo. Vede, noi siamo un po' vittime di una grande scienza giuridica che ha avuto il suo tempo soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento e soprattutto in terra di Germania, e cioè la scienza che noi chiamiamo pandettistica, dove c'era un grosso tentativo di categorizzazione, però varcando quello che è il nesso funzionale con la realtà. Dov'era l'errore della pandettistica? di poter costruire prescindendo dalla realtà in mutamento. E addirittura lì siamo arrivati a teorizzare una Reiner-Exlere. Io sto dicendo da sempre, perché a questo mi porta il mio essere storico, il diritto è una scienza impura, deve essere una scienza impura, cioè una scienza che fa i conti con la dimensione storica, la quale non è mai immobile. I pandettistici hanno insegnato, e tanti di noi abbiamo bevuto a quelle fonti, Santoro Passarelli, per esempio, e Giovanni Miele, il mio caro maestro, probabilmente erano influenzati in senso negativo, a qual era l'ammaestramento, la isolierung, dei giuristi. L'isolamento, no? Ecco, se lei prende Schulz, un, un romanista de, che scrive negli anni 30, ecco, la Isolierung, il giuridico deve essere isolato dal economico, dal sociale, dal culturale, si arriva a rasentare la follia intellettuale. Ecco, certo occorre veramente una un, un, un equilibrio tra risalto alla fattualità, che lo si voglia o no, dobbiamo per forza avere, e nello stesso tempo delle intelaiature intellettuali, delle categorie, tanto più che poi la scienza giuridica, essendo vecchia di 2500 anni, ha delle intelaiature ormai consolidate a tutta prova. Quindi non c'è. Una, una ultima considerazione. Lei ha citato il mondo del common law. Ora è chiaro che siamo di fronte a due mondi profondamente diversi. Il nostro mondo ha fatto scelte, scelte di un diritto legislativo, a impronta legislativa ossia legato al potere politico che vede nella legislazione il suo perno, un diritto che si identifica nel codice. Il codice è veramente l'emblema di questa storia del civil law. Ecco. Purtroppo si è dimenticato, per esempio, che c'era prima della modernità, l'età medievale, in cui noi abbiamo avuto una meravigliosa fioritura di, sci di una scienza giuridica e di una prassi giuridica. E dove si è Il diritto commerciale, signorina, è nato lì, quando gli istituti del vecchio diritto giustinianeo hanno dimostrato che non servivano, perché parlavano l'altro, parlavano un altro linguaggio e allora si è cercato di guardare a questa prassi nuova del commercio ormai europeo nel XII-XIII secolo e si è costruito una branca nuova, il diritto commerciale. Ora io credo che noi si dovrebbe veramente guardare di più a ciò che avviene nel mondo del common law. Non dico per imitarlo, per fare dei trapianti. I trapianti possono spesso dare a dei rigetti. ma a come dire, a apprezzare la grande ricchezza del common law. Il common law è il, il mondo giuridico che ha retto molto meglio all'attrito con l'economia capitalistica. Il capitalismo è nato innanzitutto in Inghilterra, si è trapiantato poi nel Nord America. Cioè, il pluralismo giuridico del common law è più duttile. Le nostre dommatiche codicisti che, i giudici francesi alla fine del, e si era in Francia alla fine dell'Ottocento si mettevano le mani nei capelli perché non riuscivano, con il Code civil, che era del 1804, a ordinare una realtà economica in subuglio, in movimento. Se li immagina oggi quando abbiamo ormai un orizzonte che è globale, perché non dimentichiamo che, anche se puramente fattuale, c'è tutta una, 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 una globalizzazione giuridica che, che preme alle confi, ai nostri confini che preme e che esige di essere in qualche modo tenuta in considerazione, perché è lì che si sono individuati, per esempio, tanti strumenti del mercato finanziario che noi siamo sulle basi dei nostri codici assolutamente eh, nell'impossibilità di, di considerare. Quindi considerare molto quello che avviene nel mondo del common law, dove, ripeto, da sempre è, sono stati protagonisti non i legislatori, ma i giuristi, e tra i giuristi i giuristi pratici, i giudici, certo, loro avevano una tradizione consuetudinaria consolidatissima, un ceto giudiziale molto coeso, molto più coeso dei nostri, non dico di imitare, ma di tener conto di quello che è successo lì, come quel diritto ha retto bene all'urto all con, con le nuove realtà economiche del capitalismo maturo. Quindi sono perfettamente d'accordo con lei non è facile il nostro mestiere oggi, non è facile, ma è fertile. ancora una volta il professor Grossi come ha risposto a tutte sicuramente le mie ma credo quelle di tutti aspettative e queste due ore passate veramente in maniera costruttiva eh, lo ringraziamo moltissimo e, eh, e grazie a voi di essere stati qui presenti e così attivi oggi a presto Vorrei, vorrei stringere la mano almeno ai dottorandi, ecco, quello sì, quello sì, ecco, vorrei scendere dal mio podio, dalla strattezza di questo podio e stringere la mano ai giovani.